Cosa c'è di più bello nel fare una collaborazione con una ditta? E fare anche la seconda! Yeah! Allora, questa è una intro meglio di una musichetta proprio, cantata e ballata. E sono stata ricontattata da Banggood. Yeah! Perché la volta scorsa hanno visto che comunque c'erano state parecchie visite nuove nel sito e di conseguenza, in concomitanza all'uscita del mio video, loro tanto lo vedono perché io non lo so, ma cioè non lo sapevo, l'ho saputo quando me l'ha ridetto Alessia che c'erano state tantissime visualizzazioni dei prodotti che io avevo linkato sotto. Quindi io vi ringrazio, perché grazie anche a voi, io non lo sapevo che funzionava così, grazie a voi faccio la seconda collaborazione. Hanno alzato il budget, nel senso che mi hanno dato la possibilità di scegliere altri prodotti, perché loro all'inizio vedono un attimino come va il video. Ecco, io questo è quello che ho capito, siccome diciamo che il video è andato bene, la fiducia c'è stata, mi hanno dato la possibilità di fare il secondo video e alzando un attimino il budget, e quindi oggi mi sono buttata un sacco di roba. Quindi adesso non voglio fare l'intro più grande, più grande, e vi faccio vedere subito quello che ho preso. Yeah! Allora, sono arrivati tutti i pacchetti insieme, al contrario dell'altra volta, che era un giorno è venuta la postina, l'ho messo da parte, l'altro giorno è venuto un altro pacchetto, l'ho messo da parte, questa volta la postina è arrivata con un saccone pieno di roba. E sono 1, 2, 3, 4, 5. Tendo proprio a precisare che Banggood in 15 giorni avete le cose in casa, perché così è stato. Quindi penso che sia, è stato per me così, quindi penso che sia diciamo molto più veloce rispetto ad altre ditte, perlomeno per quello che io posso dire, lo posso proprio certificare, arrivano molto più velocemente di altre. Da dove incominci, Erika? Da questo. Beh, comunque, questi sono i pacchetti che noi comunque conosciamo. Dietro ovviamente c'è il mio indirizzo. Anzi, fammi girare pure questi, perché sennò dopo... Eccoci qua, scusatemi. Questi sono. Oddio, cos'è? Ah, ok, rompevo tutto adesso, così perfetto. Andiamo a vedere che cosa ho preso. Yeah! Questa volta mi hanno dato la possibilità di scegliere più cose. Cioè, mi hanno aperto il campo... Perché non è che loro ti fanno ordinare, cioè, da tutto il sito, ti dicono in base a, diciamo, al rapporto che c'è fra noi ditta e te che fai video, puoi ordinare da questo settore a questo settore, cioè non puoi toccare, che ne so, i prodotti per la casa. Questi non li puoi ordinare qua, puoi ordinare da qui a qui, ad esempio. La volta scorsa non mi avevano dato la possibilità di ordinare gli orologi, questa volta sì, ecco, capite, questo voglio dire. Quindi io mi sono presa questo qui col pandino, che carino. Allora è random, perché comunque, perlomeno nel mio caso è stato random, come per dire, Erika, oltre che ti diamo la possibilità di più all'orologi, te vuoi pure scegliere il colore, ma te arrangi proprio, vai per campi. E quindi me l'hanno spedito nero, che comunque è bellissimo, col panda, mi piace tantissimo. L'unica cosa è che non c'è la pila, questo mi dispiace alquanto, perché non c'è la pila. Abbiamo provato di tutto, apri, chiudi, probabilmente sbaglio io, ma a me sembra di no, perché poi ci ha provato pure Michele. Però comunque questo qui c'era rosa, c'era celeste, il cinturino parlo, a me piace molto come è fatto. È comunque preciso, spero che si veda. Ok, adesso è a fuoco, vedete, sono comunque cuciti benissimo, non è che è una cosa fatta male, il prezzo pure. Aspettate che dovrei averli scritti, aspettate, arrivo subito. Sono andata a prendere il quaderno. Allora, questo qui è l'orologio Panda, costa 4,19 euro, ma a parte tutto, dove si compra a sto prezzo? È comunque fatto bene, quindi questo io lo dico proprio tranquillamente. Volevo farvi vedere che era fatto bene, però inquadra sotto e non mi inquadra sopra. Vabbè, vi fidate? Sì, è fatto bene. E dovrebbe avercela la pellicolina qua sopra,
Sì, c'è la pellicolina, dopo la togliamo, perché nell'altro che ho preso l'ho tolta. Allora, questo qui, quindi felicissima, so felice, metterò la pila. Oppure non c'era proprio, non lo so, io non te so dire. Questo è water resistant. Io però le mani non me ce le lavo quando ho l'orologio, non lo so, a meno che non sia tutto acciaio, quando è così io non mi fido mai, però comunque è fatto bene. È carino, mi piace molto. Poi, stamattina è un porto de mare dentro questa casa. Allora, poi mi sono presa questa serie di braccialetti che non ricordo adesso, 3,90 euro. Questi qua sono una serie di braccialetti. Io erroneamente pensavo fossero tutti uniti tra di loro. Invece mi piace molto il fatto che sono braccialetti tutti staccati tra di loro, in modo tale che comunque ce li possiamo passare pure. Questo c'ha lo scampanellio. Sono braccialetti che ci possiamo passare pure io e Giulia tranquillamente. Quindi questa cosa a me piace molto, moltissimo. Praticamente possiamo fare tutte le accoppiate di questo mondo. L'effetto che poi fanno sul polso è questo, cioè tutti i pendaglietti che pendagliano felici, vedete? E sono carini, mi piace molto. Mettiamo uno così, uno così, uno così. No, ragazzi, è troppo carino. C'è comunque una cosa che poi condivido sempre con Giulia, quindi ancora di più questa cosa a me piace. Vedete? Se entra nella mia manona, raga, entra a tutti. Vedete? Troppo carina sta cosa. A me piace. Anche perché comunque me li divido con Giulia, a volte lo mette Elena, a volte lo metto io, quindi comunque questa cosa mi piace alquanto, quindi sono contenta di aver preso questi. Adesso vi faccio vedere bene cosa contengono. Allora, braccialetto di perle normali, è plastica ragazzi, non è che questo qui, normali, ha l'elastico. Questo ha una moneta. Sembra tipo le caravelle, queste cose così. Ma può essere, questo può essere pure Colombo per quanto mi riguarda. Queste qui. Poi c'è questo che ha qua addirittura il brillantino, manco ci avevo fatto caso. Pendaglia tutto. Questo c'ha la Torre Eiffel. E questo ha la stellina. È carino, dai, comunque è carino. Perché sul braccio poi. E se c'è una cosa che a me piace da impazzire è proprio questo. Chi me conosce lo sa, quindi di conseguenza sono contenta. Non mi posso lamentare. Questo è fatto. Ah, questa vi devo dire cosa è successo, perché c'è stato proprio un errore. Avevo scelto una collana per Michele. Questa collana non era più disponibile, quindi giustamente Alessia mi ha detto: Erika, ti va bene anche questa qua? Dico, per carità, oltretutto che me la regalate, mi fate pure scegliere. Dico, certo che va bene. L'errore è stato il mio, perché comunque ero andata a vedere poi sul sito e sembrava più piccola sta collana, invece veramente è un collanone che non finisce più e Michele non me se lo metterà mai e nemmeno io ce lo voglio vedere. Perché questo è enorme, cioè questo è un crocifisso proprio, e no, è un po' di crocifisso. A me piace, cioè questo doveva essere piccolissimo, quasi un 50 centesimi, capito? Doveva essere proprio piccola sta croce, e lì è stato l'errore, non essermi accorta, vedete, è snodabile, non essermi accorta che invece era molto grande. Io non mi ero accorta manco degli Swarovski, cioè dei brillanti Swarovski, insomma, dei brillantini, non mi ero accorta. E insomma, non posso dire niente, l'errore è stato il mio. Questa collana, al limite la collana. Al limite la collana. Si può utilizzare la collana, ma questo no, è troppo pacchiano, ecco, non è proprio nelle corde né mie né di Michele. Stata colpa nostra, colpa mia. Questo. Poi andiamo a vedere questo qua, così finisco il giro, eccoci qua. Avevo ordinato per Giulia un orologio perché pensavo fosse rosa, invece anche qui random nero.
Cioè, io ero convinta di averlo scelto rosa, invece anche lì era random e quindi niente. È stupendo questo qui perché si accende. Vedete come fa? Troppo. Questo è stupendo. Allora, la particolarità di questo, vedete, potete cambiare dopo, cambiate tutto, è buono. La particolarità di questo orologio, volevo che sparisse, invece non sparisce, va bene, è che, questo l'ha visto Michele, si può accorciare perché questo per Giulia è troppo. Allora, scusate, tolgo sto braccialetto mio che dà fastidio proprio. Eccoci qua. Vedete, è proprio, pare proprio da uomo, invece io vedendolo rosa, così giallino, ho sbagliato, pensavo fosse da bambina. Vedete, sta bene sul polso di Michele. Però Michele ha detto, volendo, possiamo... E perché non mette... Ecco, volendo, si può praticamente accorciare, perché lui ha visto che fuoriesce... Se riesco a fare questa operazione, io forse posso... Eccoci qua... Esce praticamente uno da una delle due parti, che adesso io non so buona, eccolo qua, esce il pirulin, quindi si può ritagliare fino a questa parte qui, si può ritagliare, e quindi accorciare il cinturino, perché vedete com'è? È praticamente a incastro, quindi se gliela faccio a rimettere, cioè no, ragazzi, so io, è colpa mia. Non è perché so io che non ce la faccio, ma questo c'è entrato, c'è uscito e adesso io giustamente non gliela faccio, però ci si mette. E santo Spirinillo, il motivo per cui non vuoi entrare questa mattina, qual è? Hai deciso di farmi... Eccoci qua, no, so io proprio, è colpa mia ragazzi, colpa mia. Si può sfilare sia questa parte che questa, quindi una volta che si accorcia il braccialetto va bene per qualsiasi tipo di polso. Questo volevo arrivare a questo, ma ho rallentato il video in maniera esponenziale. Questo orologio qua, l'ho già detto, 2,19 euro, molto carino. Poi per me, allora questo è Van Good, lo sappiamo tutti, eccoci qua, questo è bangood.com e questo è il sito dove dovete andare, potete mettere in italiano, quindi avete tutta la possibilità di scelta poi nei prodotti. Questo è l'orologio che invece mi sono presa io, yeah! Troppo bello, questo c'aveva la pellicolina, questo era custodito come fosse una reliquia, c'aveva la carta sopra la carta, sopra la carta ancora, cioè questo più di tutti era l'orologio custodito, meglio di tutti, 4,29 euro questo qui, e io me lo sono preso perché chi me conosce sa che mi piace tantissimo. Yeah! Bellissimo, bellissimo, mi piace proprio tanto, infinitamente, troppo bello, troppo bello. Adesso me lo tengo subito, non vedevo l'ora di fare il video per poter mettere l'orologio. Dopo Michele mi sistema il tutto, mi sistema anche questo water resistant, ma io non mi laverò mai le mani con l'orologio. E dopo mi faccio mettere l'orario da Michele, c'è tutto, cambia tutto questo, vedete, c'ha pure il cronometro, vedete, è carino, c'ha sti pulsantini, si cambia tutto, c'ha il giorno, la data, i secondi, i minuti, cambi tutto, c'è proprio sabato, domenica, Saturday, Sunday, e adesso sta cambiando, vabbè, sono le 4 e 7 di mattina. Possiamo andare oltre. Allora, adesso ragazze, qui ci scappa proprio la prova. Allora, alla fine l'ho preso anch'io, è la crema per i punti neri, da usare massimo due volte a settimana, c'è scritto, è ancora tutta imballata, io la apro con voi questa meraviglia, e questo io l'ho pagato 4,99 euro, era in offerta, e il puntirol qua, e mi viene tutto addosso, eccoci qua. Quindi, wow, che bella! È la crema quella dei punti neri, no? Quella che si vede che dopo te si sfila tutta. Andiamola a provare, vedete, sigillata. Questa poi si deve seccare. Ah, proprio, oh, ma qua scappa tutto. E che facciamo? Aspetta, Vediamo qua. Oh, ma io sono curiosa peggio di una gatta, Proprio se è nera, raga, è nera, ma proprio nera come si vede sulle cose, è nera, è appiccica,
Raga, mi devo io lavare. Sono tutta appiccicosa. Eh sì, perché questa te deve strappare, quindi questa appiccica da morire. Vedete? Che profumo! Ragazzi! C'ha un profumo stupendo! Ma cos'è sta roba? Vedete che appiccica? E ce l'ho messa poca. Pensate quando vi andate a ricoprire il naso e strappate tutto. Viene fuori pure un pezzo di cervello qui. Vedete come incolla? Ce n'è proprio pochissima. Mi devo andare a lavare le mani, raga, però no, non posso fare. Sono tutta appiccicosa. Mi sono andata a lavare praticamente. Ragazze, c'ha un profumo da... dopo barba da uomo. Ecco, per intenderci, quei sapori un po' muschiati. Buonissimo. Quindi questo bisogna che una volta ci faccio il video e ci facciamo quattro risate, perché io mi farò male, lo so che mi farò male, sono consapevole e mi piace proprio tanto, è proprio scritto qua tutto in giapponese, è stupendo, mi piace, guardate che bello, sta cosa la devo fare ragazzi, sta cosa la devo fare. Poi andiamo a vedere. Oh, mi sono presa la crema all'aloe. Adesso io questa crema l'ho pagata 3,99 euro. Cosa dici Erika? Sì, 3,99 euro. È stupenda. Vado ad aprire con voi questa meraviglia. Mi sono fatta tanto male, come sempre, perché io mi maciullo da sola. Che bella, wow, questa va bene anche per le scottature, per i rossori, è aloe 100%, va bene per i brufoli, questa qui, l'ho presa apposta, quindi adesso la apro con voi, è a gel, guardate che bella, è proprio tipo una gelatina, non sa di niente. Questa è aloe 100%, non c'è altro, è aloe, punto. Quindi voglio andare a vedere. Praticamente questo va bene per i brufoli, per le scottature, per i rossori. Ragazze, non sa di niente, è troppo bella sta cosa. Guardate che carina che è. È tipo una latta, anche qua scritto tutto, ragazzi, si asciuga subito, la pelle è morbidissima, bella sta cosa, sono contenta, aloe puro, è aloe, perfetto, sono contenta. E poi per finire mi sono presa una cosa stupenda, stupenda, mi sono presa, aspettate che la tiro fuori prima che mi casco per terra. Mi sono presa la bava di lumaca. Yeah! La bava di lumaca 2,63 euro. E questa, ragazzi, la voglio proprio provare. Voglio proprio vedere. Mannaggia, si è acciaccata. Peccato. Voglio proprio vedere come è sta bava di lumaca, ragazzi. È praticamente bava di lumaca, ragazzi, non sa di niente, manco questa è bianca come le bave. Noi spalmiamo, questa va benissimo per tutti i tipi di pelle, rimpolpa, che bello, wow ragazzi, c'ho la bava di lumaca, ve l'ho detto, sì, 2,63 euro, non sa di niente, raga, non sa di niente, è tutta naturale. Allora, allora questo ti fa un effetto quando è asciutto l'aloe vellutato sulla mano, ecco, questo si deve finire di assorbire, ma è bava di lumaca, questa è bava, c'è un allevamento di lumaca a Banggood, ragazzi, non sa di niente, cioè io non ho messo niente sul viso, sulla mano, dico, come se non avessi messo niente. Allora, vi passo di una cosa però, io non sono un tipo che si lascia suggestionare, però penso che si veda facendo così anche,
È diverso l'approccio sulla pelle. Avete visto? È diverso l'approccio. Io ho le lentiggini sulle mani, scusate. Cioè, no, scusate, nel senso, non sono macchiate, sono lentiggini, io sono lentigginosa. Bella sta cosa. Ragazzi, comprata a Bava di Lumaca. Bene, sono contenta. Finalmente l'ho aperti perché così adesso li posso utilizzare e centellinare. Questo è, ragazzi, comprate all'Aloe e questo se vi dovesse capitare perché veramente valgono la pena. È tutto scritto in cinese, giapponese e quel che è. Sono creme coreane, che mi sembra che c'era scritto questo. Che erano coreane, comunque va benissimo. Queste sono, vi mando un bacio, sono felice di aver fatto questa collaborazione. 20 minuti di video, manco cotica. Vi mando un bacio. Ciao!